Benvenuti al primo appuntamento con la rassegna Ciaxi Sacra. Oggi parleremo di un testimone che è qui dai tempi e che ha visto la costruzione dell'abbazia, la montagna, il Monte Pirchiriano. Il Monte Pirchiriano è composto da un'ossatura di serpentiniti e questa è una roccia molto particolare, dai colori variegati, in particolar modo verde e blu. Questa roccia si è fondata nelle parti più profonde degli oceani. E la montagna si trova al centro della valle di Susa. Noi siamo quasi vicini al confine naturale con i territori francesi. Questa zona ci ricorda popolazioni antichissime, che erano i Celti, che avevano loro usi, costumi e culti. In particolar modo, la montagna si dice che fosse dedicata al dio Lugh. Era il figlio del sole, chiamato anche il luminoso. E la particolarità è che ci svela anche l'etimologia del monte Pirchiriano. Pirchiriano deriva da Porcarianus, perché il dio Lugh veniva anche rappresentato come appunto protettore del cinghiale o dell'orso, che erano simboli di nobiltà. Inoltre il dio Lugh si occupava anche di proteggere i pellegrini e i viandanti. Il culto al dio Lugh viene però cambiato quando arrivano i primi cristiani e sulla montagna viene costruito un sacello primitivo dedicato non più al dio Lugh ma bensì a San Michele Arcangelo, guerriero e protettore anch'egli di chi passa in questa valle.